Ciao a tutti, benvenuti sul canale Board Games e Dintorni. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi e lasciatemi un like se il video vi è piaciuto. Oggi vi parlo di Beyond the Sun. Volevo farlo prima questo video, poi per altri motivi mi dare company non sono riuscito. Ecco, una premessa. Voglio ringraziare i ragazzi di Wiga. Questo qua è il primo prodotto che ho comprato usando il sistema, quello di Wiga. E li ringrazio perché sono stati molto gentili e soprattutto mi hanno fatto risparmiare parecchio sull'acquisto di questo prodotto. Quindi con Wiga non ho avuto nessunissimo problema. In futuro, se ci saranno altri prodotti interessanti, sicuramente mi rivolgerò per primo a loro. Ecco, detto questo, com'è questo Beyond the Sun? Beh, è un astrattone, un gioco da 2 a 4 giocatori. Si tratta di colonizzare, diciamo, dei pianeti, gestire le proprie risorse, un piazzamento lavoratori ambientato nello spazio, ambientazione spaziale, tutto quanto. Ecco, non è che ci sia chissà che cosa da dire, perché alla fine si tratta di un semplice piazzamento lavoratori a tema spaziale. Quello che colpisce forse all'inizio è un po' l'aspetto minimalista che ha questo gioco. Cioè, la grafica è parecchio minimal all'inizio, però devo dire che le carte con lo sfondo bianco che sembrano quasi lattiginose a me sono piaciute veramente tanto. Cioè, secondo me la parte grafica di questo gioco è stata azzeccata parecchio per quello che deve fare. L'altra caratteristica è che dentro è pieno di cubi. Non sono dadi, sono dei cubetti che hanno le facce tutte differenti, perché questi cubetti rappresentano le vostre risorse, le astronavi e i vostri scienziati, diciamo. Sono risorse umane e risorse astratte, e poi le astronavi che andrete a dislocare nello spazio. La componentistica, diciamo, non è nulla di che. Abbiamo dentro un mazzo di carte, non è che sono neanche tantissime, un paio di plance, diciamo di basi, di board, e poi le plancette dei giocatori dove vanno a mettere questi cubetti. Ecco, le plancette mi aspettavo fossero un po' più spesse, come tenessero meglio i cubetti, però vabbè, insomma, alla fine il loro lavoro lo fanno, per carità, non c'è nulla di che. Meno male il materiale è abbastanza adeguato. Ho trovato un po' scomodo l'inserto, quello che spiega la procedura di setup, che è separato dal manuale, ma aspettavo di trovarlo tutto dentro il manuale. Il manuale fa il suo lavoro, assolutamente facilissimo da leggere, una lettura massimo due giocate, ci vogliono pochi minuti a leggerlo, le regole non sono tante, è un gioco che questo si apparecchia in maniera veramente, veramente rapida, si fa molto in fretta a capire come funziona, come gira, e quindi è un gioco abbastanza immediato. Prima acchito, quando lo aprirete, vedrete un sacco di icone e concine, penserete sia un gran macello. Poi in realtà, una volta fatto il primo giro, tutto diventa immediato, quindi è stato studiato molto bene, secondo me, a livello di ergonomia, di concine, non ho trovato nessunissimo problema. Poi io sono avvezzo a queste cose, forse per un non avvezzo ci vuole un po' di più abituarsi all'iconografia, ma secondo me ha fatto comunque un ottimo lavoro. A livello di regole, insomma, ha fatto veramente un buon lavoro. Come gira questo gioco? Allora, c'è da dire che giocandolo in due, secondo me un po' perde, perché in due diventa quasi una partita a scacchi uno contro l'altro e un po' perde. In tre o quattro persone hai più respiro, è un po' più forse gestibile un po' meglio, ecco. Puoi fare magari seguire un po' di più le tue strategie senza dover per forza stare sempre dietro l'altro giocatore. Allora, questo è un gioco un po' strano. Tenete presente che io non amo questo tipo di giochi, non amo gli astratti, non sono giochi che normalmente prendo questi. Questo qua ci ho fatto un pensierino, ne parlavano un po' tutti, sembrava interessante. Mi piacevano i cubetti, devo dire la verità, i cubetti colorati mi piacevano parecchio. E niente, ho voluto provarlo, tra l'altro appunto grazie a Wiga l'ho preso a un prezzo ottimo, quando girava su alcuni siti quasi a 90 euro. Cioè, questo se l'avete preso a 90 euro, mi spiace per voi, è una cosa folle. Lo paragonerò un po' ad un Imperium, perché li ho presi assieme, sono due giochi per certi versi simili, due strati piazzamento di lavoratori, quindi
posso paragonare un pochino all'altro gioco. A questo è parecchio diverso rispetto a come gira questo gioco qua. Questo parte un po' così, poi può raggiungere dei picchi altissimi anche di divertimento e dei picchi di frustrazione parecchio profondi. Quindi è un gioco che va sugli estremi questo. Dune Imperium invece è un gioco che parte abbastanza bene, si attesta su un certo livello e poi alla lunga potrebbe andare a stancarvi, non è così profondo, però comunque è un gioco carino, gli ho dato un 7 per quello che possa valere il voto, perché poi alla fine quello che conta sono le proprie sensazioni, il voto è un numero messo lì che dà semplicemente un'idea, ma non è che, cioè Dune Imperium a parecchi di voi piacerà tantissimo, ad altri un po' meno, comunque è un gioco carino, di giocare ogni tanto è carino. Qui siamo su un gioco simile come sensazioni, c'è cioè un gioco carino che si gioca ogni tanto, perché questo non lo so, alla lunga non lo giocherei mai, però questo gioco qua ha degli sbalzi incredibili, cioè del tipo c'è la partita che vi gasa tantissimo, la partita fantastica, spettacolare, e poi c'è la partita mega frustrante fin dalle prime battute. Questa non so se è una cosa che è capitata solo a me con questo gioco, però io quello che ho visto è così, no? Abbiamo fatto parecchie di partite e mi ha dato questa sensazione. Allora, le partite esaltanti quali sono? Le partite esaltanti, una volta che avete capito il meccanismo, sono quelle che iniziano a girare bene, che avete imbroccato la strada giusta, l'avversario anche, e ci va a sfidare ogni singola mossa. E viene fuori una partita veramente bella, perché innanzitutto viene una partita in cui avete cardiopalma dall'inizio alla fine, cioè siete lì veramente che partecipate attivamente a qualunque turno, soprattutto quello del vostro avversario. E teniamo presente che questo è un piazzamento lavoratori che non è passivo, cioè non è che voi fate la vostra strategia, gli altri fanno la loro e chi è stato più bravo va a punti. No, no, qua ci si rompe le balle di brutto, cioè qua vi scontrate fisicamente con gli altri, c'è cioè un'interazione incredibile. Ci sono dei pianeti da prendere per primi e l'avversario vorrà prenderli anche lui. Ci sono delle tecnologie da prendere, l'avversario vorrà competere sulle stesse tecnologie. Ci sono dei posti dove vorrete mandare il vostro, diciamo, la vostra pedina per attivare quell'azione e la vorrà fare anche l'avversario. Quindi è un gioco di interazione veramente alta questo. E che è una cosa positiva. Le partite più belle sono state proprio quelle combattute su questo aspetto, no? C'è stata una partita dove io praticamente avevamo schierato un sacco di navi, ci eravamo concentrati più sulle navi che sulle ricerche e era venuta fuori tipo guerra galattica, la stellare, cioè una cosa incredibile, per conquistarci i pianeti era un botta e risposta, tutte le navi schierate, non avevo più mini per fare ricerche, cioè, è stato veramente divertente, una partita poi finita con la vittoria sottoscritto per 60 punti, non so se siano buoni o cattivi 60 punti, le partite precedenti ci attestavano intorno ai 50. La prima partita ho fatto 45, probabilmente una schifezza. Comunque sta di fatto che possono capitare partite di questo tipo, veramente molto molto tese, molto eccitanti. Di contro mi sono capitate partite veramente frustranti, cioè dove magari parti male, non riesci a stoppare subito l'avversario, non riesci a trovare la via giusta, ti trovi che non riesci a schierarti le risorse e lì la partita diventa veramente frustrante, la vuoi quittare, cioè dopo 10 minuti dici no basta, quittiamo, facciamone un'altra o mettiamogli il gioco, cioè mi sono capitate queste cose, quindi può essere un gioco molto molto appagante se la partita prende una certa piega, molto frustrante se ne prende un'altra. Secondo me questo aspetto è accentuato tantissimo se si gioca solo in due, perché appunto diventa una partita a scacchi, ogni mossa conta tantissimo, dovete pensarci veramente bene cosa state facendo, preventivare, ma soprattutto rispondere all'avversario, perché se voi seguite la vostra strategia e non fermate l'avversario, poi siete fregati. Cioè, quando il turno prima che intuite che l'avversario vuole colonizzare un pianeta, voi dovete andare lì con le navi e fermarlo, cioè dovete riuscire a fare queste cose. Ora, il gioco è un gioco di sviluppo tecnologico, ricerca tecnologica, voi avete una grande plancia dove ci sono le varie tecnologie, divisa branch, che ogni partita cambiano perché comunque cambiano le tecnologie, le prendete da un mazzo che non è infinito, ma comunque c'è una certa diversità. Ci sono degli eventi che vengono sbloccati la prima volta che uno ricerca una tecnologia, che comunque sono degli eventi che ho visto bene o male fanno bene a tutti, quindi non è che vanno bene solo al primo che la prende la tecnologia. Il vantaggio di chi la prende per primo è che sfrutta il bonus immediato lui, però poi dopo l'altro giocatore potrà comunque sfruttarlo. Quindi gioco abbastanza equilibrato da questo punto di vista. E la partita, a metà partita, si va lì sulle tecnologie, si cerca di arrivare più in alto possibile e a farne più possibile, perché poi alcuni obiettivi importanti sono
sbloccati appunto con le tecnologie. E arrivare a fare quelle di quarto livello, credetemi, è veramente dura. Una partita può finire tranquillamente senza che neanche le vedete, perché vi finisce prima. Dall'altra parte abbiamo una plancia più piccola con dei pianeti che possono variare in base al numero di giocatori. Diciamo il minimo sono tre pianeti quando si gioca in due. Questi pianeti sono una meccanica molto carina, bisogna andare lì, sfruttarli, cercare di mettere le colonie prima possibile per sbloccarsi la produzione sulle proprie plance. Questa cosa ha senso farla anche solo per un turno. Mi serve quel turno avere un omino in più, un minerale in più, vado, faccio colonia, al turno dopo me la frega l'avversario, vabbè, paziente, intanto mi sono sfruttato quel turno. Se si riesce con la forza militare, si riesce a colonizzare questi pianeti che danno dei bonus, anche lì o immediati o a lungo termine o a fine partita, e quindi conviene conquistarne il più possibile. Diciamo che il gioco è diviso praticamente al 50%, non potete ignorare un aspetto completamente, dovete cercare di fare sia conquista spaziale che ricerca. Se ignorate troppo la ricerca state indietro, se ignorate troppo la conquista l'avversario si pappa tutto, i pianeti che si pappa si ritiene e alla fine fa uno sfracello di punti, perché ho visto che parecchi punti alla fine del gioco vengono proprio da questi pianeti, che hanno dei valori di punti sotto, quindi più ne avete di pianeti e più fate punti, più ci sono dei pianeti che fanno delle combo di punti, quindi bisogna assolutamente concentrarsi su entrambi gli aspetti. Questa, diciamo, che è la parte divertente del gioco. Quindi ci sono diverse strade poi per ottenere queste cose, però bisogna stare attenti fin da subito a cercare di prendere la strada giusta. Come ho detto prima, se sbagliate, vi rendete conto che sbagliate, poi è dura ritornare indietro, si va sul frustrante, cioè poi veramente diventa difficile, vi incastrate dentro, l'avversario va troppo avanti, voi non riuscite più a sliberarvi le risorse che vi servono e diventa può diventare molto molto dura. Allora, questo è un gioco, ripeto, è molto molto semplice, che però dentro di sé ha una certa profondità strategica, tattica, anche come muovete le navi sul tabellone, e è un gioco fatto bene, ecco, diciamocelo, non è un brutto gioco, questo è assolutamente un gioco fatto molto molto bene, anche se non è nelle mie corde come gioco. Questo qua è un gioco che io giocherei una volta ogni tanto. Farlo per me già 2 o 3 volte a settimana mi diventa frustrante, magari per voi non sarà così, però a me è un gioco di questo tipo qua. Rispetto ad un Imperium, questo è più estremo. Come detto prima, questo va molto più su come divertimento a volte, ma molto più giù come frustrazione a volte. Di un Imperium è molto più stazionario. Cioè, di un Imperium è anche più rilassante, ve lo potete giocare con un certo relax. Questo è frenetico. Cioè, questo probabilmente detiene il record di turni più veloci mai fatti in un gioco. Cioè, i turni qua sono veramente velocissimi. Io, te, io, te, io, te. Cioè, non c'è tanto neanche da pensare. Già nel turno dell'avversario avete già pensato alla vostra mossa. I turni sono rapidissimi, si tratta solo di spostare una pedina, trasformare cubetti e muovere navi. Cioè, veramente sono rapidissimi. Quindi la partita alla fine è una durata molto molto contenuta, va benissimo giocare in quante persone volete, anzi, ripeto, in 4 secondo me sarebbe l'ideale. Presenta anche una modalità per esperti che però sinceramente, ma quella sulla tecnologia, avere un albero costruito in un certo modo non mi piace, preferisco come di base il sistema randomico, è carino, hanno fatto un sistema molto molto bello di come si sbloccano le tecnologie e mi piace così, secondo me va benissimo così. Le plance personalizzate hanno delle abilità che possono sbilanciare un po' il gioco, perché questo è un gioco in cui quando uno ha qualche risorsa più di te, rischia di essere molto avvantaggiato. Le risorse sono, cioè, c'è una risorsa diciamo separata dai cubetti che sono i minerali, sono fatti anche bene, sono delle cosine di plastica a forma di minerale. Chi ne ha tanti di quelli è molto avvantaggiato nel colonizzare pianeti. Quando ti servono quelli per colonizzare il pianeta è fondamentale averli. Colonizzare il pianeta è questione di un turno, cioè se tu sbagli, manchi la colonizzazione se lo frega l'avversario. Solitamente funziona così, a meno che uno non ti lascia proprio giocare come vuoi tu, ma a quel punto sta proprio sbagliando lui a giocare la partita e poi non va bene poi così la partita. Quindi con gente che si sa giocare, che si è impratichita un po', dopo un paio di partite si capisce com'è il sistema e sai quando devi bloccare le persone. Da quel punto di vista lì è un gioco abbastanza stretto, ti costringe a volte a fare delle mosse che non vuoi fare perché hai altre idee, vuoi seguire altre strade, ma sei costretto perché se non blocchi in quel momento qualcuno, sei fregato tu. Quindi presenta questi picchi che possono piacere o non piacere. Per me è un gioco fatto bene,
un gioco semplice, un gioco che può dare soddisfazioni, però appunto è un giochino da tirare fuori una volta ogni tanto. È un giochino che se viene preso massimo, ma massimo sui 60 euro va bene, oltre direi di no. Cioè, poi vabbè, io ripeto, questo è un problema mio, io sono per gioconi di un altro tipo, gioconi grossi, già giocare in campagna, tutto quanto, a me queste cose una volta via mi stanno bene così. Cioè, come dicevo nei video di unboxing, l'unico che ho di questi giochi è True the Age, che comunque è un giocone, ma anche lui lo gioco veramente poco, perché se dovessi farci due o tre partite di fila, poi mi vado ad annoiare subito. Mi piace anche là la gestione dei lavoratori, mi piace anche l'idea proprio di civilizzare, di sviluppare una civiltà, mi piace. Questo, ecco, questo qui, l'idea di andare nello spazio con i zarpianeti è carina, però è proprio una cosa che finisce lì, cioè non è che la sentite poi più di tanto, si tratta, ripeto, semplicemente di piazzare cubi, spostare cubi e essere più veloci possibili rispetto all'avversario, poi alla fine partita fare i punti possibili. C'è da dire che anche lì la conta dei punti è molto facile a fine partita, cioè, è un gioco, ripeto, realizzato molto molto bene, che non ha particolari difetti se non il fatto di essere un astrattone one shot che alla lunga comunque poi può annoiare, ecco tutto lì. Dovessi dargli un voto a questo, sarei tentato di dargli un po' più rispetto ad un Imperium, proprio perché comunque negli alti che ha avuto mi ha divertito veramente tanto, cioè, ho fatto delle partite al cardiopalma veramente soddisfacenti, viceversa ho avuto partite veramente frustranti, ma molto frustranti. Io prima ero tentato di dargli un 8, però ma io gli darei un 7,5. Se ad un Imperium gli ho dato 7 pieno, questo qua un 7,5, perché potrebbe per certi versi divertirvi di più rispetto ad un Imperium. Potrebbe. Ad un Imperium secondo me è un gioco molto molto elegante, fatto molto molto bene anche lui, però ripeto è standard, quello poi potrebbe andare alla noia. Questo è un gioco minimalista che però ha una grafica secondo me azzeccatissima per quello che deve fare. E se andate in frustrazione con questo, lo volete scagliare fuori dal balcone. Poi, se invece vi capita le partite, quelle super eccitanti, diventa bellissimo. Quindi, un gioco di questo tipo. Ecco, ma non mi voglio dilungare troppo, per carità. Comunque, quello che è il mio pensiero su questo si è largamente capito. Ecco, detto questo, ragazzi, io vi ringrazio. Spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale. Lasciatemi un like se il video vi è piaciuto. Ciao a tutti da Borghese dintorni. Ciao ragazzi.